la Carta di Toronto richiama esplicitamente il coinvolgimento della comunità, e al coinvolgimento della comunità si fa riferimento in moltissimi, moltissimi progetti, anche progetti che sono stati presentati nel corso delle due giornate. Il concetto di comunità però è un concetto un po' evanescente, è un concetto ambiguo, rischiamo di metterci dentro quello che vogliamo. Allora, credo che l'idea di comunità oggi, quella alla quale dobbiamo fare riferimento, non è tanto la comunità delle persone che si riconoscono in una identità comune perché pensano di condividere la stessa caratteristica, cioè una comunità basata sull'uguaglianza, ma piuttosto di una comunità che si fa carico delle differenze che ci sono e che è in grado di trovare una sintesi fra le diverse differenze che ci sono all'interno della stessa comunità e far diventare questi obiettivi condivisi o comunità di intenti che è possibile costruire pur nelle diversità. Coinvolgere la comunità solo sull'attività fisica è un po' una limitazione. La comunità, se si coinvolge su tutti gli aspetti della propria vita. Quando le persone entrano in relazione, scoprono di avere delle competenze, scoprono di avere un potere, questo potere poi lo vogliono giocare per modificare le condizioni nelle quali vivono. E quindi la loro azione non si limita solo all'attività fisica, ma cominciano a richiedere, non lo so, dei cambiamenti all'interno del contesto nel quale vivono. Quindi la comunità diventa protagonista di cambiamento e di questo abbiamo enorme bisogno, perché i cambiamenti oggi possono essere realizzati attraverso il concorso di più soggetti, che sono i soggetti appunto che compongono la comunità.